E benvenuti in questo nuovo video. Allora, il maestro di spade, vai subito, vai, si parte con un nuovo combattimento. Holly cade a terra, colpita dalla maledizione di Dio, che mo si mette a fa pure la maledizione. Vabbè. Per salvare la madre, Yotaro si mette in viaggio insieme a Joseph, Abdul e Kakojin, diventato ora un alleato che è quello di prima. In direzione del Cairo, in Egitto, dove si trova Dio. Il loro viaggio è interrotto da Jean-Pierre Fell, un altro assassino sotto il controllo di Dio. Il guerriero coraggioso, nonché spavaldo e fiel, sceglie come primo avversario Abdul Salahaddin. Ok? Quell'altra Ir. No, come si chiamava quello che faceva? Abdul Salahaddin. Mamma, sono blindato, vabbè. Diamo gli nomi a... oh, già che corri con... Ma come cazzo? Ma dove l'hai rubato il top a mia madre, qua? Mortacci, guarda. Mo' perché fai FL di cognome devi far sembrare gli effeminati tutti i francesi. Mi stai già simpatico. Allora. Vai, picchiamolo! Io ho il canarino personale, picco... Cazzo stiamo facendo però? Fa niente? Sì, ma non ci prendo mai! Ma porca Eva! Bello però, c'ha lo stand con la spada. Gli stand, guarda come lottano gli stand. Ah, scusa? Ma che sei morto? Ma che ti esiste nei capelli? I bigodini? Magician Red. Sto già uno gli altri, come cazzo? Mamma mia. Devo dire che questo Abdul... Lo chiamo Abdul, eh? L'ho già detto al primo video precedente. Spero che la serie comunque vi stia piacendo. Allora, dopo te la faccio la mossa finale, voglio chiuderti con la mossa finale. Ah, cioè ci sono delle mosse che fai solo ed esclusivamente se hai carica la barra degli HH. Ehi, che mossa è? Bellissimo. Questo personaggio mi piace, anche se poi non è che muore tutto sto granché come combo. Cioè, come combo mi trovo meglio con Yotaro, però questo qua è figo, tutto bello di fuoco. Il fuoco è figo quando non si bruci. E vabbè, andiamo avanti. Che cazzo ci facciamo con i punti? Non lo so. E... Ma lei... Eiffel, non lo voglio usare. Perché me lo sblocchi? Mannaggia. Allora, dai, tu. Ma è l'episodio successivo. Sì. Dai. Aspettate che sposto il... cellulare. Giochi strategici. Sconfitto da Abdul. Abdol, come cazzo dici Abdol? A me è Abdul. Eiffel viene liberato dall'influenza di Dio e si unisce al resto del gruppo. Basta! Ma che cazzo sta diventando sto gruppo? Eiffel è in cerca dell'assassino di sua sorella. Questo mi ricorda Kenshiro. Va bene. Un uomo con due mani destre. Ma che cazzo? Con due mani destre? Dio si era servito di questa sua ossessione per manipolarlo. Seguito da Eiffel viene brutalmente. Ah, sì, seguito. In seguito Eiffel viene brutalmente attaccato dallo stand dell'assassino, capace di riflettersi negli specchi. Negli specchi, perché negli specchi? E da All Horse e dal suo stand Emperor. Aspetta. Ah, ho capito. Abdul si intromette nello scontro e salva Eiffel. Abdul utilizza il proprio stand Magician Red per bruciare tutti i proiettili di All Horse.
Quindi sto contro All Horse. Scontro a round, quelli più belli, però. Ma chi è questo? Aspetta, allora. Che cazzo c'era per terra? Ho buttato una trappola allo stronzolo. Sembra un pochettino più resistente. Perché mi ha fatto sparire lo stemma? Ma cazzo ha fatto? Bastardo, butta là. Uè, l'ho contra... Forse era quel... Lo stand è uscito da là. Figo il suo stand, però. Tutta l'acqua che c'era, contrasto i proiettili. Do asciugamani. Possiamo batterlo. Non ho provato la presa con questo personaggio, vedi un po'. Però sto nemico non mi piace, All Horse. Però non ha fatto vedere il suo stand, quindi perché fidarsi. Allora, non me l'ha sbloccato, non è un buon segno. Minimo A perché ti sei fatto battere da quello, eh. Ok. Anged Man. Magician Red si rivela abbastanza potente da sopraffare All Horse. Ma Anged Man, lo stand di Centerfold, l'uomo dalle due mani destre, attacca e sconfigge Abdul. Anged Man incita crudelmente l'infuriato Eiffel a colpirlo, sfruttando anche il tempestivo aiuto di Kikojin, perché Kikojin non so, e Fell si va avanti e affronta il malvagio Stand. Attacchi del giocatore indeboliti, la difesa del giocatore è ridotta. E allora dai, mettimi sulla sedia a rotelle. Dov'è il suo stand? Vieni avanti, bastardo, non è niente. Ce l'ho fatta, babbuino.
Cioè lo stand di questo è bruttissimo, devo dire la verità. Cioè, c'ha la spada sì, ma tagli a ferro. Aspetta, wow. Ok, toccava evocare lo stand per ucciderti. Perché non lo evoca? Mi vede lo stand di questo. Questo è stronzo per essere. Non si leva l'armatura, il bello è quando colpisce. L'ho attaccato e sta quanto a me di vita. Non è bello, sei diventato rosso. Figa dell'attacco ho fatto. Ah, ho combinato il tasto questo qui con il tasto X. Che era quadrato questo qui, Come cazzo ho fatto? Va bene, basta che ho vinto me, va bene. Ok, andiamo avanti, su, dai. Okay, ma come cazzo? E ora sta a vedere se è sopravvissuto. Silver Chariot. Ah, perché se uno fa tutte le missioni segrete mi sbloccano la... i cosi, i modelli in 3D. Bene. Penso che mi toccherà farle tutte. Un numero 2. Ah, perché quello c'era, quello con le mani destre? Non l'ho viste, non ci ho fatto caso. Indian Man, passando velocemente da una superficie, riflette all'altra. Riflettente all'altra. Attacca ripetutamente da tutte le direzioni. Intuendo la strategia di Centerfold, Eiffel riesce ad anticipare le sue mosse, finendolo con un colpo che lo trapassa da parte a parte. Appare sulla scena Old Horse, ancora ignaro della morte del compare. Lentamente capisce di quale situazione di svantaggio si trovi. Assai ritardato. Cioè, mi hanno ammazzato l'amico. Adesso ho due identici. Ah, un po' più qua? No. Esatto, proprio dove volevo che tu. Vabbè, allora dai. Mando alle barbe. Questo ha due fratelli gemelli. Rimaniamo a fare questo attacco del cazzo che mi piace. Arriviamo un altro po' così bravo. E direi di fargli una mossa se così lo prendiamo. Infatti lo manchiamo proprio. Scusa, ma io ti stavo picchiando, no? Ma guarda sto stronzo. Ancora vivo! Mannaggia! Hai una coltellata a Napoli! Ritirati! La sigaretta è ancora accesa. Oh, l'orso è una madonna, va bene, ok. Però quello che ha le mani destre, non mi ricordo come si chiama. Ma poi perché sono uguali? Ok, va bene, direi che possiamo farne anche un'altra. Final Emerald Splash. Non mi piace, mi dà che muore quello che c'aveva la specie di rettile. Aprendosi un varco tra una serie di assalitori, tutti dotati di stand, Yotaro e i suoi amici raggiungono finalmente la magione di Dio. Ma di fronte all'enigmatico stand di Dio The World,
il gruppo è inizialmente costretto a ritirarsi. Mosso dalla volontà di comprendere la natura del suo stand, Kakyojin, non leggo neanche io, non vi preoccupate. Kakyojin, infine spinge i suoi compagni ad attaccare il dio. Che poi il bello è che ho visto che anche nei video si vede la cosa tutta nera, lo schermo nero, ma non so il motivo. Cioè, in realtà penso di saperlo. Che dovrebbe essere l'HDMI, quello mega tarocco che ho comprato da Euronics. Guardate Dio com'è diventato in tutto questo tempo. Tu fai cagare, fai. Sì. Tua sorella è una zoccolona. Sorella. Ma guarda quanto cazzo è grosso quello! Ma cacci sua, mo mi ho fatto caso. Se matto po' Gigio. Ok, con calma, con calma. Questo mi distrugge. Nel profondo mi distrugge. Ah, perché poi lui blocca anche il tempo. Ah, sta aumentando il volume. Si scorre anche il braccio. Kamehameha, vai! No, penso... Oh, dai! Che cazzo fa? Ui. Questo personaggio non è male, peccato che sto contro Dio. Un tantino enorme come personaggio. Cioè, lo stand è... Che cazzo è? È dopato lo stand di Dio. The World. Guarda che roba, cioè, nasci con il The World. Guarda quanto cavolo è grosso. Cioè, lo stand di Lyotaro che gli fa una pippa a questo. Però mi ha attaccato lo stesso, l'ho evitato e mi ha attaccato lo stesso. Dopo devi soffrire. Che hai ucciso il mio Jonathan. Esci di Pippo. Perché è forte. C'è il corpo di Jonathan, non si può fare niente. Jonathan è più meglio! Basta! Hai rotto il cazzo, eh! Ma radius 20 o 20 metri, no, stimolo sanguolo. Perché delle volte mi fa delle combo assurde, delle volte mi fa cagare, mi sembra. No, allora sì, perché non mi ha levato niente, non mi ha levato niente. Ah, non mi sta levando niente! Non me levi niente! Tacci tua! Ma che è tipo me li infliggi dopo qua? Allora, con calma. Dai, vogliamo lo scambio. Avviciniamoci. No, non è vero, non mi volevo avvicinare. Ecco, questo era il mio piano. Non è vero. Volevo fare qualcosa di diverso. Cazzo, mi sta facendo male? Ok. Calma. Calma, andiamo indietro. E ora andiamo avanti. Questo attacco è distruttivo. Vai. Però attacco finale. Vai con la Kamehameha. Vai con la Kamehameha. Questo c'è. Fa smeraldi qua. Io mi facevo un sacco di smeraldi dallo stand e poi li andavo a vendere. Ho ricettato uno. Ok. Diciamo che la puntata può finire qui. Scopriremo poi che gli succede a sto poraccio, perché secondo me muore. Sicuro. Final Emerald. Poi com'era? Final Emerald. Non mi ricordo. Ok, quindi vi lascio qui. E ci vediamo al prossimo episodio.